Ciao a tutti, sono Federica e benvenuti su Spiro 3, Year of the Dragon. Finalmente possiamo iniziare anche questo terzo capitolo, ne vedremo delle belle. Io direi di non perdere tempo, tanto sappiamo già chi è Spiro. Allora, si crea un salvataggio, grazie. Nuovo gioco, seleziona icona, vabbè, prendiamo Spiro, tanto non ha chissà quanta importanza, e iniziamo l'avventura. Abbiamo catturato le uova, Vostra Altezza, tutte quante. Eccellente! Forse è della stoffa dopo tutto. Ora va a proteggere i tunnel. Non lasciare passare nessuno. Dove sono le uova? I varchi si sono aperti nell'altro lato del mondo dei draghi. Abbiamo trovato alcune uova, ma erano troppo pesanti. L'altro lato del mondo? I mondi dimenticati. Spiro, devi andare. Solo tu puoi passare attraverso i varchi. Sì, andiamo! Trova le uova e riportacele, Spiro! Sei la nostra unica speranza. Tranquilli. Eccoci arrivati finalmente nella nostra nuova avventura. Abbiamo capito che questa maga ha rubato delle uova e noi dobbiamo recuperarle. Non sappiamo ancora molto sul perché, eccetera, eccetera. Però questo già ci basta per fermarla. Allora, innanzitutto il nostro Spiro, arrivando direttamente dal capitolo 2, ha tutte le abilità che abbiamo imparato fino ad adesso. Anche quella del nuoto, però ovviamente qua non posso farvela vedere, cioè va anche sott'acqua. E quindi ha di nuovo tutto. Allora, come al solito, dovremo entrare nei vari livelli di ogni mondo. Abbiamo un nuovissimo menu, eccolo qui. Questi sono tutti i mondi che esploreremo. No, eccoli qua. Casa della Fonte Estiva, Mondi Giardino del Sole, Mondi del Lago della Sera, Mondi di Mezzanotte e i Mondi di Sparks. Ogni mondo ovviamente ha i suoi livelli, ma di questo comunque ne parleremo man mano che li vedremo. Quindi la nostra missione è salvare tutte le uova di drago che ci hanno rubato e in ogni livello ovviamente aiutare i personaggi. Ci sono molte cose che ci porteranno alla memoria Spiro 1, ma ve le dirò ovviamente man mano che le troveremo.
Innanzitutto qua abbiamo un uovo che salviamo. Ogni uovo ovviamente contiene un piccolo draghetto e ogni draghetto avrà una propria animazione. Incontreremo nuovi e vecchi personaggi che ci accompagneranno in questa nuovissima avventura. Ciao Spiro, per guardare a sinistra o a destra premi il tasto L2 o R2. Per centrare velocemente la telecamera alle tue spalle premi il tasto L1 o R1. Per guardarti attorno tieni premuto il tasto triangolo. Ok, perfetto, sono più o meno gli stessi comandi, ma io userò solamente triangolo perché non mi trovo più con la visuale. Vabbè, oddio, questa me la sistema subito. Vabbè, vediamo se mi ricordo, ma penso di usare sempre il triangolo. Quindi, sei tu quello che deve salvare le uova, eh? Peccato. Se ci tieni alla pelle, Drago, faresti meglio a girare i tacchi e strisciare indietro per il buco da cui sei venuto. Ora queste uova appartengono a noi. E io le ho nascoste così bene che non le troverai neanche se le cercassi per 1000 anni. E comunque, anche se riuscissi a trovare un uovo, i nostri soldati perfettamente addestrati si sbarazzerebbero di te e lo riprenderebbero. Sono stata chiara. Se ti ripesco qui, sarò molto arrabbiata. E la cosa non ti piacerà per nulla. Attenzione, la nostra nuova nemica ci minaccia. Questa cosa non piacerà al nostro Spiro. E le faremo vedere chi comanda. Adesso qua sopra abbiamo un altro uovo e sopra ancora c'è una vita, però al momento da qui non le possiamo raggiungere, quindi proseguiamo. Ovviamente prima di entrare nei vari livelli esploriamo tutto il mondo possibile. Qua ci veniamo dopo, ne parlerò dopo di questa nuova fase di gioco. Beh, avete potuto comunque vedere che è tornato il nostro buon Riccone. Ovviamente in questa avventura ci chiederà ancora dei soldi. Allora, vediamo Hunter cosa vuole qui. Ciao Spiro, ho appena trovato uno di quei portali magici che conducono in un altro mondo. E proprio qui dovrai volare per attraversarlo. Premi il tasto X per saltare e ancora X mentre sei in aria per volare. Seguimi. Ok, vabbè, qui ovviamente per chi non ha giocato i primi capitoli spiegano le basi del gioco. Io vado prima di qua. Recupero questi. E adesso seguo il nostro buon Hunter. Arrivo Hunter, tranquillo, non si preoccupi. Prima io... No! Maledetto. Ho visto luccicare qualcosa in quella grotta laggiù. Andiamo a vedere. Puoi arrivarci librandoti. Per librarti, premi il tasto triangolo al termine della planata. Va bene, questo lo sapevo già. Andiamo a vedere, come dici tu, no? Eccomi. Oh, quasi dimenticavo. Ho trovato quest'uovo. Coltrane, va bene. Allora, io me lo ricordo abbastanza, non completamente, però mi ricordo molto di Spiro 3. Ora parliamo con Elora qui. Questo è un potenziamento super. Scusate. Ogni qualvolta passerai per un potenziamento come questo, potrai volare per un po'. Va bene, io so già che questo ci serve per arrivare dove abbiamo visto l'uovo e la vita. Prendiamo l'uovo. Che carina! C'aveva anche i fiocchettini sulle corna. Ora scendiamo. Prendiamo tutto quello che possiamo.
che dobbiamo ripetere il volo per recuperare quella vita. Non la voglio lasciare qui, deve essere mia. Ok. Bene, così qua non ci torniamo più. E ora proviamo ad arrivare alla vita. Forza Spiro, vai, ce la puoi fare. E ce l'abbiamo fatta, vita tutta nostra. Ora proseguiamo sotto. Ecco qua. Dimmi, Zoe. La telecamera di gioco si trova nella modalità. Vabbè, la telecamera la passo avanti perché. Ok, perché tanto non interessa più di tanto. Allora, ecco, in questo nuovo Spiro. Allora, a parte il fatto che anche qua i personaggi si sdoppiano, tipo qui c'è Hunter e lì sopra c'è Hunter. Vabbè, ma a parte questo. Avremo i personaggi e alcuni personaggi dei vari livelli fuori che ci attendono, perché in pratica i loro mondi sono chiusi e ci serviranno determinate cose per sbloccarli, tipo in questo caso 10 uova. Però tanto lo facciamo poi una volta completato il mondo e aver fatto i primi livelli che ci troviamo davanti. Questa roccia si spaccava, vero? Vai, fammi vedere. Oh, c'è Liam. Che carino. Ovviamente man mano che andiamo avanti, poi i video, cioè le piccole animazioni dei draghetti le salterò perché tanto saranno ripetitive. Perché sto tornando indietro? Non ne ho idea. Proseguiamo di qua dove c'è Hunter. Mi pare di vedere un uovo in fondo al lago. Andrei a prenderlo io stesso, ma non mi voglio bagnare la pelliccia. Forse pareva. Potresti farlo tu. Per immergerti premi il tasto quadrato quando sei in superficie. Per caricare sott'acqua tieni premuto il tasto quadrato. Tieni premuto il tasto quadrato. Ah, bene, faccio io Hunter perché tu sei un po' impedito. Però ci piaci così. Come potete vedere le gemme sono più o meno sempre le stesse. Anche i posti in cui trovarle, tipo queste bottiglie sott'acqua oppure i cesti gialli, hanno mantenuto questa cosa. Vediamo quest'uovo, c'è Bruce. Bene. Oh, ecco, ci avvisa già che abbiamo trovato 5 uova su 5. Qui c'è un altro livello, ma ci veniamo poi più avanti. Adesso vediamo qui. Ovviamente avremo sempre i circuiti pure qui in Spiro 3. A malincuore, ma dobbiamo farli. Ecco qua, vogliono 20 uova per liberare, penso, il circuito a questo punto. Quindi poi torneremo anche qui. Ora, planiamo da questa parte. Qui abbiamo una novità per Spiro 3. Spiro, ho un incarico speciale per Sparks. Vediamoci dopo, Zoe. Avremo dei livelli dedicati a Sparks, dove useremo solo lui, con una visuale molto particolare. Però io non piacciono a tutti, però io l'ho trovata una cosa molto carina. Mi ha divertito. Ok, e qui abbiamo finito di recuperare tutte le gemme.
Livello completato, bene. Ora, questo è chiaramente un ricordo del primo Spiro, perché se vi ricordate usavamo la mongolfiera per spostarci da un livello all'altro. E ovviamente serve qualcuno che abbassi la mongolfiera, qualcuno che noi dobbiamo aiutare, e questi qualcuno sono esattamente le persone, gli abitanti dei vari livelli. Ora, il primo livello che noi abbiamo incontrato è Villa Solare, però quello che faccio io di solito con Spiro 3, una volta che arrivo in un mondo, è quello di aiutare il personaggio secondario, perché in molti livelli dovremo utilizzare questo personaggio e se noi non lo liberiamo subito poi dovremo ritornare in quel livello, quindi tanto vale farlo come primo obiettivo e poi dedicarci agli altri livelli. Perfetto, però prima di liberare Sheila io direi di stoppare qui, perché tanto il livello l'abbiamo completato. Possiamo guardare l'Atlante, eccolo qua, 100% completato Casa della Fonte Estiva. Perfetto, non ci resta che andare a vedere cosa succede con il riccone.